Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Fondazione Walter Longo. Oggi parleremo di esercizio fisico, lo scudo magico, l'importanza della pratica fisica per rafforzarci, stare bene, quale strumento di empowerment. Allora, oggi abbiamo numerosi ospiti, ma prima di tutto vorrei ringraziare tutti i partecipanti. Siamo 3.670, 140 scuole, 2.880 studenti, 180 docenti, poi ci sono operatori sanitari, genitori, rappresentanti delle istituzioni, 133 classi, 173 comuni, 19 regioni di Italia, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile. Quindi grazie a tutti per essere qui oggi e grazie alla Fondazione Walter Longo per avermi invitato. Mi presento velocissimamente, mi chiamo Antonella Tagliabue, sono Managing Director di Unguru, che è una società di consulenza strategica, sono anche giornalista, collaboro con numerose testate e da tempo partecipo a questi incontri con la Fondazione Walter Longo. Bene, iniziamo i lavori di questa giornata passando la parola a Cristina Villa. Cristina Villa dirige l'area programmi della Fondazione Walter Longo, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, di storia del cinema, di letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in università americane ed inglesi ed è direttrice dei programmi della Fondazione Walter Longo. Per cui chiediamo a Cristina di raccontarci proprio l'impegno di Fondazione Walter Longo per scuole, famiglie e ragazzi. Buongiorno a tutti, grazie Antonella della tua costante presenza e supporto. Ringrazio anche tutti voi studenti, docenti, famiglie, medici, nutrizionisti, esperti della salute perché siete intervenuti anche oggi numerosi da tutta Italia e anche dall'estero, come ci ha detto Antonella. Ringrazio poi gli esperti da parte mia della Fondazione, che intervengono sempre e collaborano sempre con piacere, in particolare il professor Borsellini e l'Istituto Castiglioni di Limbiate e i suoi ragazzi, perché ci hanno accompagnato in questo percorso insieme negli ultimi tre webinar. Grazie a tutti e vi spiego ora brevemente, per chi è nuovo a questi webinar, chi siamo e cosa facciamo. La Fondazione Walter Longo è nata nel 2017 su volere del professor Walter Longo, che è il direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles e direttore del programma di Oncologia e Longevità presso l'IFOM, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. Cosa facciamo? Cosa fa la Fondazione? La nostra missione è che tutti vivano bene, sani a lungo, una missione bellissima. Come nello specifico? Uno, offriamo assistenza e consulenza nutrizionale nel nostro studio di Milano e anche online in tutta Italia, in tutto il mondo. Abbiamo infatti pazienti da vari paesi nel mondo. E per chi? Per chi desidera vivere bene, sano e a lungo e ricevere indicazioni specifiche e personalizzate. Oppure per chi soffre di malattie e desidera accompagnare alle terapie standard delle terapie integrate di supporto basate sulla nutrizione e sullo stile di vita, e sappiamo che sono molto importanti. E per chi di voi si trova in una situazione economica critica e soffre di patologie, ci sono anche delle agevolazioni e spesso le attività sono gratuite. E per indicazione a questo riguardo andate sul nostro sito, nella pagina dell'assistenza nutrizionale, o scrivete a info@fondazionewalterlongo.org. L'altra grande attività è quella che stiamo facendo ora insieme, attività di educazione e sensibilizzazione, cioè ci dicono dobbiamo vivere bene, dobbiamo mangiare bene, avere uno stile di vita sano, bilanciato. Sì, ma nello specifico noi che cosa dobbiamo fare? Spesso non lo sappiamo. Quindi le nostre attività hanno lo scopo di darvi delle indicazioni precise, utili, pratiche da usare subito. Noi desideriamo che dopo questo webinar voi andate a casa e potete mettere in pratica almeno due o tre dei consigli che noi vi abbiamo dato in questo webinar. Speriamo in questo e fateci sapere anche. Per le nostre attività di educazione potete sempre seguirci sui social, iscrivervi alla newsletter e scriverci anche a educazione@fondazionewalterlongo.org. Poi per le scuole, studenti e docenti abbiamo attività specifiche. Oltre a questi webinar e workshop,
Abbiamo anche attività di consulenza per mense scolastiche, distributori, bar. E non preoccupatevi perché non toglieremo tutti i cibi che preferite. Quello che per noi è importante è che la salute sia accompagnata al gusto e al piacere di mangiare. Sono due binomi molto molto importanti, gusto e salute. Quindi quello che desideriamo è creare opzioni sane ma anche gustose per voi, lavorando insieme a voi attraverso questionari di gradimento, quindi è un lavoro che faremo insieme. Se siete interessati, contattateci sempre al nostro email educazione@fondazionewalterlongo.org. L'ultima attività per voi ragazzi, che speriamo possa avere luogo a fine estate 2022 o a fine estate 2023, in base allo sviluppo della pandemia, è questo Nutrition and Longevity Festival che noi abbiamo creato per voi ragazzi, che sarete i giudici di una gara culinaria di chef che creeranno i migliori piatti della longevità. Voi poi potrete anche seguire attività come workshop con esperti della salute, nutrizione, esercizio fisico, workshop di yoga, workshop per diventare food blogger, come diventare food photographers, una serie di attività in Calabria e un momento di gioia insieme, di divertimento insieme, all'insegna di salute, stile di vita, dello star bene. Quindi speriamo in futuro questo possa realizzarsi. Nel frattempo, io vi ringrazio. Non perdo più tempo, vi lascio al webinar e spero che possa essere utile. Scriveteci sempre per informazioni, ma anche per feedback riguardo il webinar. È per questo che abbiamo preparato un questionario per voi di gradimento e di feedback a fine webinar. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Lascio ancora la parola ad Antonella. Bene, grazie Cristina. Adesso passiamo la parola ad Annalisa Righi. Annalisa Righi è dottoressa, osteopata, docente universitaria, ha un dottorato in scienze biomediche delle attività motorie presso l'ospedale Gaslini di Genova e ci parlerà appunto dello scudo magico, perché l'esercizio fisico è importante per il rafforzamento del corpo e la prevenzione delle malattie, tra cui ad esempio l'obesità, a cui abbiamo recentemente dedicato un incontro. Buongiorno a tutti, bentrovati. Ringrazio la Fondazione Walter Longo per questo importante appuntamento e questo graditissimo invito. Ringrazio Antonella Tagliabue che, come sempre, ci coordina e presenta nella maniera più ottimale questi incontri. Abbiamo e parliamo appunto di obesità, di sovrappeso e di stile di vita durante la pandemia, dopo la pandemia e diciamo una proiezione nei giorni e negli anni a venire. Abbiamo visto assieme come è importante abbinare una corretta attività fisica, un corretto movimento allo stile di vita legato alla parte nutrizionale. Purtroppo i dati a noi forniti mostrano che in Italia è aumentato del 30% i tassi di sovrappeso e obesità nei ragazzi, nei giovani, appunto in età scolare e prescolare. Questi derivati dai dati dall'Istituto Oxologico di Milano, più o meno aggiornati a luglio 2021. Sicuramente c'è stata una impossibilità nello svolgere l'attività fisica durante il momento della pandemia, nel quale era proprio vietato svolgere attività anche di socializzazione per i ragazzi, per i giovani, giochi di squadra, attività fisiche, ma anche giochi all'aria aperta, perché c'era appunto diciamo il divieto di creare ovviamente assembramenti perché c'era uno stato d'emergenza e quindi giustamente ci sono stati presi questo tipo di precauzione. Di contro, però, una fascia d'età molto delicata e molto importante ha perso, diciamo, anche un po' l'abitudine, no? Nel muoversi e si è fatta prendere un po' dalla pigrizia. Vediamo anche dal punto di vista posturale come i ragazzi maggiormente
gestiscono il loro tempo, sul divano, piuttosto che con l'utilizzo dei device, quindi cellulari, tablet e quant'altro, aumentando in maniera esponenziale appunto l'utilizzo di cose statiche versus il movimento, il gioco, l'attività fisica, l'attività all'aria aperta. E per questo appunto siamo qua, per ricordare l'importanza proprio di ciò che concerne l'utilizzo del proprio corpo in funzione al fatto di cercare di migliorare poi uno stato di benessere che è legato alla persona oggi, ma anche in un futuro, proprio come prevenzione, perché la cosa fondamentale è cercare di prevenire e cercare di far sì che il nostro corpo sia sempre più funzionale a quello che ci concerne la vita quotidiana. Quindi la prevenzione è importante perché? Perché serve oggi, ma serve tra 20 anni, tra 30 anni, quando il nostro corpo o il corpo di un ragazzo, soprattutto in via di sviluppo, diventerà appunto un adulto con un pochettino di degenerazione dell'apparato scheletrico che è normale che si abbia. Non abbiamo a 70 anni i denti che avevamo a 15 e non avremo l'apparato scheletrico di quello che abbiamo in età prescolare, quindi quello che dobbiamo cercare di fare è il mantenimento, quindi mantenere il più possibile la nostra struttura nel migliore dei modi, quindi abbinando lo stile di vita attivo, l'attività fisica, la pratica e un'alimentazione corretta. L'attività fisica è una prevenzione anche legata appunto a patologie che possono essere obesità, dislipidemie, quindi patologie legate a appunto un sovraccarico funzionale, un sovrappeso. Quindi le patologie possono essere sia metaboliche, quindi l'attività fisica previene un po' l'insorgenza di questi disordini, ma anche quelli strutturali, perché se noi comunque tutti i giorni andiamo in giro con uno zainetto da 30 kg sulle spalle, il nostro apparato locomotore, che significano ossa, tendini, muscoli, ne risente. Quindi è importante fare un'attività fisica sicuramente che piace. I ragazzi devono essere invogliati a fare un qualcosa che diverte. Sicuramente lo sport è molto importante, ma soprattutto quello che ci preme appunto rinforzare è proprio lo stile di vita attivo, che significa cercare di muoversi in qualsiasi condizione del giorno. E significa prendere le scale invece dell'ascensore, cercare di spostarsi a piedi, non utilizzare o utilizzare il meno possibile appunto mezzi per locomozione, se posso raggiungere uno spazio in breve tempo anche in bicicletta o a piedi. Diamo anche una mano all'ambiente, perché no, ma soprattutto diamo una mano a noi stessi, portare le borse della spesa non troppo pesanti, però cercare di fare un po' appunto di movimento con queste, e poi soprattutto giocare all'aria aperta, giocare tra coetanei. Questo rinforza, oltre che dal punto di vista di attività fisica, anche un discorso di socializzazione che post-Covid si può essere un po', diciamo, sciolto, perché abbiamo detto che ci sono state una serie di problematiche legate a ciò. Quindi il movimento, di che tipo, va bene qualsiasi tipo di movimento, sicuramente ci migliora tantissimi parametri metabolici, la glicemia, colesterolo, abbiamo proprio un beneficio a livello generale dell'organismo. Quanto, come, perché, appunto abbiamo detto il più possibile, poi vedremo la piramide dell'attività fisica, nella quale appunto si evince che in alto sono le cose che appunto bisogna cercare di evitare, come la piramide alimentare, ma riguardo al movimento, è stata sponsorizzata anche dalla Federazione Medici Pediatri. In alto ci sono attività legate a videogame, piuttosto che appunto giochi al computer, che bisognerebbe cercare di limitare nel tempo. Nella base invece c'è tutto quello che si può fare sempre, quindi almeno 60 minuti di attività fisica moderata, e viene inteso tutto, viene inteso lo spostarsi per andare a scuola, viene inteso lo spostarsi per andare da un amico, il gioco, la passeggiata, il giro in bicicletta, tutto ciò che appunto si può e si cerca di fare nella vita quotidiana. Invece l'attività fisica un pochettino più intensa è
indicata 2 o 3 volte a settimana, che può essere appunto un'attività di tipo un po' più anaerobico o intervallato. Cosa significa? L'attività aerobica è quella che riusciamo a fare parlando, quindi se io faccio una passeggiata riesco a camminare e parlare. Se faccio uno scatto molto veloce di 100 metri faccio più fatica, mi viene il fiatone, quella è un'attività anaerobica, scusate. Quindi questo tipo di attività anaerobica è consigliata 2 o 3 volte a settimana, che aumenta maggiormente la frequenza cardiaca e dà uno stimolo in più dal punto di vista metabolico, anche per breve tempo. Cosa significa? Posso camminare, poi magari posso fare degli scatti anche di 5 minuti, un minuto, poi mi fermo, un minuto, poi mi fermo. Questo già è un allenamento intervallato che aiuta molto. Se un ragazzo chiaramente attua dei giochi di squadra, per esempio calcio, basket, eccetera, all'interno di questa attività fisica spesso e volentieri ci sono attività di tipo intervallato o anaerobico. Un'altra cosa che appunto è molto importante, che mi premeva dire, riguarda diciamo il movimento ma soprattutto il nostro corpo, è anche la postura, quindi un'attenzione alla postura, perché come dicevo prima, appunto in questo periodo, in questo lasso di tempo siamo stati più statici, siamo stati più fermi, i ragazzi utilizzano maggiormente appunto apparecchi come cellulare e quant'altro, e riscontro spesso dei disordini legati appunto ai mal di schiena, al fatto di avere una sollecitazione maggiore tipo del collo, delle spalle e della parte terminale appunto della nostra colonna che ci sostiene. Quindi un'altra pillola che vi volevo dare è cercare di avere un'attenzione appunto alla corretta postura, quindi utilizzare il più possibile un supporto nel quale, per esempio, quando state a leggere, studiare, guardare il telefono, cercare di avere un'orizzontalità dello sguardo, quindi non stare così, ma cercare di appunto avere una linea dello sguardo diretta all'oggetto che state guardando, cercare di appunto scaricare un po' la zona in fondo alla schiena, spostarvi spesso e volentieri, cioè cambiare posizione, non stare magari un'ora, 2 ore sui libri come quasi tutti voi stanno, però cercare di darvi 5 minuti magari per muovermi un po', per sgranchirvi, e cercare appunto di avere comunque un'attenzione al vostro corpo, perché ce lo porteremo avanti per tutta la vita. Per fortuna dovremo condividere con lui tantissime cose, tante esperienze, e perciò dobbiamo cercare di tenercelo da caro. Con questo messaggio vi saluto, ringrazio ancora la Fondazione Walter Longo, ringrazio Cristina e ringrazio Antonella, e vi auguro un buon proseguimento del congresso. Arrivederci. Benissimo, adesso passiamo alla parola ad Elena Uberti. Elena Uberti è psicologa, psicoterapeuta e psicologa dello sport per diverse federazioni e centri olimpici. È partner e cofondatrice di Sport Mindset Agency ed è maestra nazionale di tennis ed è anche un ex atleta professionista. Ecco, ad Elena Uberti diciamo, chiediamo di farci un quadro un pochettino più generale. Dai pazienti che lei incontra nella sua pratica in studio, i ragazzi che incontra nei centri sportivi, le chiediamo in pratica di mettere a fuoco quali sono i problemi e le criticità rispetto, uno, a che impatto hanno le tecnologie sui nostri stili di vita, l'impatto degli stili di alimentazione e quale ruolo ha l'esercizio fisico. Prego. Ciao a tutti, io sono Elena Uberti e sono molto contenta di essere qui con voi oggi. L'argomento è particolarmente interessante e io ringrazio tutta la Fondazione Walter Longo per l'invito, Antonella Tagliabue, Cristina, ed è veramente un onore essere di nuovo con voi a portarvi questa parte di esperienza e di idee rispetto a questo tema. In particolare ho pensato, nello spazio che ho a disposizione, di darvi una presentazione con un quadro generale di quelle che sono le nuove tecnologie e l'impatto che hanno avuto, l'alimentazione e l'esercizio fisico, quindi queste 3 variabili che hanno un'influenza e tra di loro impattano sulla vita e sul benessere dell'individuo. In particolare la mia intenzione è quella di mettere a fuoco le problematiche, delle criticità che emergono, e allo stesso tempo ipotizzare anche delle soluzioni efficaci. Lo farò presentandovi step by step, anche citando degli studi di riferimento, citando tutta quella che è la letteratura psicologica, cercando di darvi degli spunti pratici di lavoro.
Allora, partiamo con una panoramica. Quindi, come vi dicevo, un piccolo ragionamento su quello che è stato l'impatto della tecnologia all'interno degli stili di vita delle persone. Intanto stanno raccogliendo una serie di dati negli studi perché, come sapete, dopo la pandemia e con il Covid c'è stato veramente un cambio di approccio rispetto a delle tecnologie ed è cambiata anche l'età in cui si possono usufruire e ovviamente, come tutte le cose, come dei grandi cambiamenti, noi possiamo notare degli enormi pro da un punto di vista, ad esempio, della socializzazione, della possibilità di accedere alla cultura, quindi ci sono tantissimi vantaggi, ma è giusto riconoscere e mettere a fuoco anche quelli che sono i potenziali rischi o delle minacce. Quali sono in particolare questi elementi che sono emersi? Senz'altro la potenzialità del digitale ci ha permesso di accedere con diritto a cultura, informazioni, dando un vero e proprio diritto umano alla rete e al web. Quali sono invece i potenziali rischi? Beh, prima di tutto esiste anche il fenomeno del cyberbullismo, esistono dei rischi legati alla privacy, esistono dei rischi legati alla salute. E in particolare mi soffermo su quella che è la salute psichica e fisica, quindi un piccolo approfondimento su quello che è il benessere personale da un punto di vista fisico, organico, ma anche emotivo. Allora, un breve approfondimento rispetto al benessere fisico. Gli studi ci dicono che il tempo che viene dedicato a portare l'attenzione all'utilizzo dei social, dei media, di internet è aumentato in proporzione. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto una riduzione del movimento, quindi c'è meno possibilità di muoversi e fare esercizio. In secondo luogo, dedicare il tempo all'utilizzo digitale, all'utilizzo di questi strumenti, riduce anche la possibilità di potersi muovere e quindi anche accedere a un tipo di alimentazione basato più sulla qualità e sulla preparazione di alimenti che siano freschi o che siano preparati con un certo tipo di ricetta che segua degli elementi importanti. Infatti, le tecnologie sono state anche messe in relazione all'aumento dei casi di obesità e quindi capite bene che questo ha un impatto importante sul benessere fisico. Ci sono altri elementi rispetto alla salute fisica che riguardano ad esempio la qualità del sonno. È stato dimostrato che stare tanto tempo davanti a degli schermi riduce la possibilità di riposarsi, quindi portare una maggior qualità di recupero all'organismo e il sonno perde l'effetto di riposo e di ristoro rispetto a quello che è proprio il recupero di energie. Altri elementi che riguardano invece il benessere emotivo. Allora, l'equilibrio psichico è stato raggiunto attraverso una serie di elementi, di relazioni di qualità, di scambio comunicativo e è proprio dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che ultimamente, hanno raccolto i dati anche dal 2000 in poi, sono aumentati percentualmente fenomeni di depressione, ansia e stress. Quindi questi elementi da un punto di vista psichico ci fanno riflettere. Come sapete, la salute emotiva passa anche attraverso questi elementi e di nuovo sono stati raccolti degli studi secondo cui, quando la rete internet viene a mancare, quindi non c'è possibilità di connessione, il 50% di giovani ha dichiarato di sentirsi male, quindi questo per noi è un indicatore di una quota di dipendenza, cioè sento il bisogno di rimanere connessa, altrimenti mi sento in difficoltà e mi sento minacciato. Per questo è importante educare, soprattutto i più giovani, all'utilizzo della tecnologia e appunto mantenere attraverso gli strumenti un equilibrio da un punto di vista fisico ma anche psichico. Per quanto riguarda l'alimentazione, sono stati raccolti anche qui dei dati che secondo me sono particolarmente importanti nel periodo in cui ci troviamo. Ad esempio, è aumentato del 43% l'utilizzo e l'acquisto di snack, quindi capite che la scelta del cibo ha un impatto. E quindi il 30% ha dichiarato che negli ultimi 2 anni, ha aumentato. Quindi il 30% ha aumentato il proprio peso e solo il 18% è riuscito a perderlo, quindi anche questo è un dato importante.
In particolare è stato rilevata un rapporto bidirezionale tra la scelta dell'alimento, quindi la scelta nutrizionale, e gli stati d'animo. Ad esempio, molte persone dichiarano di rivolgersi o accedere al cibo nei momenti in cui sentono stati di vuoto, stati di rabbia o stati di ansia. Uno studio simile dimostra che la percezione di angoscia alza la richiesta di cibo, che solitamente non riguarda un cibo come quello che noi riteniamo buono, sano, che ci permette di star bene, ma un tipo di cibo spazzatura, e quindi questo è un altro elemento importante. Inoltre, rimanere per tanto tempo nella propria abitazione diminuisce la possibilità di accedere ad alimenti diversi e quindi si rischia di mantenere un peggioramento, si rischia di peggiorare la dieta e utilizzare dei cibi di una qualità inferiore. L'isolamento sociale può causare delle patologie alimentari, come ad esempio il diabete di tipo 2. Un passaggio interessante ci ricorda che la scelta della preparazione degli alimenti passa adesso attraverso diversi canali di comunicazione, che non sono più i tipici ricettari o i tipici consigli che si potevano chiedere ad amici e conoscenti, ma molto spesso si passa attraverso l'utilizzo di blog, di video, in cui sono molto semplici perché mostrano proprio i passaggi attraverso cui si può preparare un certo tipo di alimento. Ma allo stesso tempo cambia proprio l'impatto, il desiderio, perché si desidera di accedere a un certo tipo di cibo attraverso l'osservazione di semplici video, di reel o elementi facili che ci portano a desiderare un certo tipo di alimento. In conclusione, voglio ipotizzare con voi delle linee strategiche per rispondere a queste situazioni. Quindi, presentato il quadro dell'impatto delle tecnologie sul benessere fisico e psichico, sull'impatto della scelta alimentare e di che cosa quest'ultimo periodo ha causato nelle nostre vite da un punto di vista della nutrizione, e infine quanto l'esercizio fisico può impattare con i suoi innumerevoli benefici. Allora, prima di tutto, un elemento a cui portare l'attenzione è il tema della solitudine, quindi come prepararsi a un esercizio fisico, quindi dire oggi esco a fare una camminata, oggi esco a fare una corsetta, sia più difficoltoso se prefissato in solitudine. Quindi è difficile proporre questo obiettivo e riuscire a mantenerlo se mi sento da solo. Diverso è avere un alleato che condivide con me gli obiettivi e quindi si prefissa l'idea di, si dà un appuntamento ad esempio e dice ok, ci diamo un programma e iniziamo a fare questo tipo di esercizio insieme. Quindi trovare una compagnia è senz'altro un grande punto di forza rispetto al vissuto di sentirsi completamente soli e di come uno è in contatto con la propria solitudine, quindi come la vive, come riesce a attraversarla. Quindi senz'altro trovare una compagnia può essere un grande punto di forza. In secondo luogo, mi sento di dire di rivolgersi anche ad una guida, ad un riferimento più esperto di noi, che possa essere un allenatore, perché no, uno psicologo dello sport. In particolare noi stiamo incontrando tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, ma anche adulti, che ci chiedono proprio di impostare un programma fatto di semplici step che va proprio a rinforzare dei piani di motivazione, di focus, di lavoro sulle emozioni. Quindi vi garantisco che un esperto vi può dare un grosso aiuto da questo punto di vista. Terzo suggerimento, è importante introdurre un elemento di divertimento, di novità, di ironia, di gioco, di scherzo, proprio per dare una maggior leggerezza ad uno sforzo fisico. Quindi l'idea non è soffro in silenzio, non dico nulla e cerco di arrivare fino alla fine, ma cerco di introdurre degli elementi anche più leggeri, più divertenti, che mi possano far vivere con più facilità quello che è uno sforzo prolungato. Quarto segreto è una scelta di un'attività fisica che mi piace, più possibile si avvicina al mio interesse, al mio divertimento appunto, e che questa venga mantenuta con costanza nel tempo, non movimenti, esercizi saltuari qui e là, molto spot che non portano avanti un programma. Ci sono appunto diverse strategie per rimanere attivi, come ad esempio darsi dei piccoli obiettivi, come se fosse una scalinata, piccoli gradini. E ultima indicazione, forse la più importante,
festeggiare dopo ogni gradino, quindi celebrare e dire: oh, sono riuscita ad arrivare fino a qui e quindi mi permetto di festeggiare affinché io possa recuperare nuova motivazione, nuova energia per andare diritto al mio prossimo obiettivo. Spero che queste semplici proposte, queste idee, queste linee strategiche proposte dopo un quadro generale possono essere d'aiuto. Io comunque resto a disposizione per ogni domanda, per ogni approfondimento. Potete anche aggiungerci sul social che si chiama Spor Mindset Agency. Su Instagram stiamo pubblicando un sacco di video di approfondimenti, quindi c'è la possibilità di seguirci sul social, di chiedermi in privato con delle domande in che modo posso sostenere la vostra attività fisica e un grande in bocca al lupo a tutti. Grazie di nuovo alla Fondazione Walter Longo, ad Antonella e a Cristina. Un saluto. Bene, adesso cercheremo di affrontare il tema dell'alimentazione prima e dopo l'esercizio fisico per i ragazzi. Ne parliamo con Alexia Peruzzo. Alexia è biologa nutrizionista, ha una laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana e un master in nutrizione sportiva presso la Liverpool John Moores University. Ha avuto esperienze di formazione professionale con alcune società sportive, tra cui il Milan e la prima squadra femminile del Liverpool Football Club. Attualmente è nutrizionista presso la Fondazione Walter Longo. Allora, ad Alexia Peruzzo chiediamo di parlarci di come l'alimentazione può ottimizzare l'attività fisica, andando ad analizzare quali sono i nutrienti e la loro funzione nel pre e nel post allenamento. Buongiorno a tutti, ringrazio Antonella Tagliabue per l'introduzione e la Fondazione Walter Longo per questa opportunità. Partiamo con una domanda. Chi di voi fa attività fisica e quanti di voi esattamente sanno cosa mangiare per ottimizzare l'allenamento? Durante questo intervento vedremo appunto come l'alimentazione sia importante nel pre e nel post attività fisica. Queste infatti sono strettamente connesse tra di loro. Quando si parla di alimentazione corretta, si parla appunto di introdurre energia e nutrimenti necessari per lo svolgimento dell'attività fisica, mentre l'attività fisica mantiene nel tempo un buono stato di salute e una condizione di benessere psicofisico. È stato inoltre visto da alcuni studi che l'attività fisica ha un effetto positivo nel comportamento e a livello emotivo, aiutando anche a diminuire gli stati depressivi. Come sappiamo, qualsiasi tipo di attività fisica, dalla più leggera alla più intensa, quindi da una semplice camminata fino a una corsa veloce, comporta una spesa di energia. Ma questa energia, noi da dove la ricaviamo? Per il nostro organismo, il cibo rappresenta il nostro carburante. Andiamo quindi a vedere quali sono i combustibili metabolici che ci permettono di svolgere l'attività fisica. In primis abbiamo i carboidrati. Il glucosio, zucchero principalmente metabolizzato dalle nostre cellule, viene assunto attraverso gli alimenti ricchi di carboidrati, come per esempio i cereali, le patate, la frutta e i legumi. Inoltre, deriva anche dai depositi di glicogeno nei muscoli e nel fegato, i quali non sono altro che le nostre riserve corporee di glucosio. Le attività basate sugli sforzi rapidi e intensi, come per esempio il sollevamento pesi e la corsa, a frequenze alternate, tipica degli sport di gruppo, consumano principalmente glucosio e glicogeno. Passiamo poi ai grassi. I grassi per l'attività fisica derivano principalmente dai nostri depositi corporei situati nel tessuto adiposo, i quali sono a loro volta riforniti in gran parte dai grassi alimentari. Fonte principali, per esempio, sono la frutta secca, gli oli, l'avocado e via così. I grassi sono la fonte principale di energia quando siamo in condizione di riposo, di digiuno e durante le attività di lunga durata, come per esempio quelle di resistenza e di medio-bassa intensità, come la camminata o una corsa a ritmo moderato ma costante. Abbiamo poi le proteine. Queste rappresentano il principale costituente dei muscoli, dopo l'acqua, e sono necessari per la loro funzione strutturale e di sintesi di nuova massa muscolare.
Le proteine rappresentano quindi la fonte energetica meno preferibile da impiegare durante lo sforzo fisico. L'alimentazione ottimale per lo sport dovrebbe appunto risparmiare al massimo il consumo metabolico di proteine per la produzione di energia, promuovendo invece il loro impiego nei processi di nuova sintesi muscolare e quindi i processi anabolici che permettono appunto di far crescere quella che è la massa muscolare. Importantissima invece da prendere in considerazione è l'idratazione. L'acqua è l'elemento necessario in grandi quantità. Insieme ai carboidrati, grassi e proteine è fondamentale per la termoregolazione e quindi assicurare un'efficiente prestazione fisica durante l'attività. La strategia più efficiente per arrivare bene idratati, comunque in procinto della prestazione fisica, è quello di bere piccole quantità ogni 30 minuti durante tutto l'arco della giornata. E invece durante le ore dedicate all'attività fisica fare piccoli sorsi di acqua, sempre a temperatura ambiente, in ogni pausa di recupero, in modo tale da ottimizzare appunto il reintegro dei liquidi persi, soprattutto con la sudorazione. Ora andiamo a vedere un pochino più in dettaglio come gestire la nostra alimentazione per sostenere al meglio l'allenamento e ottimizzare il recupero. Parliamo prima del preallenamento. Allora, i carboidrati assicurano l'energia necessaria per compiere lo sforzo fisico e ritardare l'esaurimento delle nostre scorte energetiche di glicogeno. Migliorano appunto la prestazione di intensità e di durata. I grassi invece, fonte energetica più importante per mantenere lo sforzo fisico a lungo termine, sono utili soprattutto se facciamo attività di lunga durata sopra l'ora di attività fisica, come può essere appunto la camminata o una corsa a passo moderato ma non troppo intenso. Le proteine invece sono sempre fondamentali per conservare e implementare la massa muscolare. Quindi, se prendiamo degli esempi di quello che si può mangiare quando si fa un esercizio aerobico o anaerobico, andiamo a vedere come strutturarlo. Il pranzo generalmente deve essere fatto dalle 3 alle 4 ore prima. Per un esercizio aerobico può essere, ad esempio, del riso col pesce insieme a un po' di verdure condito con un filo d'olio e aggiungiamo in questo caso magari anche un frutto ricco di appunto zuccheri semplici. Oppure un'alternativa vegetale può essere minestrone di cereali con legumi condito sempre con un filo d'olio e un frutto in aggiunta dopo il pasto. Se invece è lo spuntino deve essere fatto circa 30 minuti prima dell'attività e può essere generalmente una fonte di zuccheri semplici, come può essere un frutto, ad esempio la banana o una mela, oppure un panino con della marmellata. Andando invece a vedere come si può gestire un esercizio anaerobico, quindi anche semplicemente andare in palestra, per il pranzo, sempre più o meno l'orario 3-4 ore prima, va benissimo ad esempio del riso col pesce e condito con dell'olio extravergine d'oliva. Lo stesso vale minestrone di cereali e legumi, sempre con verdura e dell'olio d'oliva. In questo caso magari evitiamo il frutto dopo il pasto per non eccedere comunque in zuccheri semplici che non sono al 100% necessari. Invece lo spuntino qui può essere fatto un'ora prima, 30 minuti prima, sempre con una fonte di proteine e di carboidrati, quindi dello yogurt bianco magro con della frutta fresca, oppure può essere del pane o dei crackers con del parmigiano. Andando a vedere invece il post allenamento e quindi quello che deve essere il recovery meal per appunto reintegrare l'alimentazione, i carboidrati in questo caso sono essenziali per ripristinare in fretta le scorte di glicogeno consumate e facilitare appunto il recupero. I grassi in questo caso sono un po' meno importanti rispetto agli altri due macronutrienti,
nella fase immediatamente successiva all'esercizio. Poi abbiamo le proteine, che appunto invece sono funzionali al ripristino della massa muscolare, costituita per lo più d'acqua e proteine, impegnata nello sforzo e importante appunto anche per la sua crescita. In questo caso, nel post allenamento, più o meno i nutrienti che devono essere assunti sono gli stessi, quindi che l'esercizio sia aerobico o anaerobico, a livello alimentare ci si può comportare nello stesso modo. Quindi, se dopo l'esercizio fisico abbiamo la cena o il pranzo, basta fare questo entro 30 minuti dalla fine per ottimizzare l'assorbimento di tutti i nutrienti. Può essere fatto con, ad esempio, patate, del pesce, delle verdure e dell'olio, oppure del pane con delle uova e delle verdure e sempre condito con un filo d'olio oppure dell'avocado. Se invece l'allenamento viene fatto nel pomeriggio e quindi post allenamento si ha lo spuntino, questo deve essere sempre fatto entro i 30 minuti dalla fine dell'esercizio e può essere ad esempio dello yogurt magro con dell'avena oppure del pane integrale con dell'hummus, del parmigiano o cose del genere. Andiamo invece a vedere quello che riguarda gli integratori. Gli integratori servono appunto per integrare l'alimentazione, non la sostituiscono, soltanto quando questa risulta essere in qualche modo carente. Se invece seguiamo un'alimentazione già energeticamente bilanciata e completa di tutti i nutrienti, questi non sono affatto necessari. Gli integratori spesso sono impiegati nella pratica sportiva, anche se in realtà non ce ne sia necessità. Qualsiasi tipo di integratore, in ogni caso, che si tratti di vitamine, sali minerali, proteine e carboidrati, va assunto solamente in caso di attività sportiva veramente molto intensa, come per esempio nel caso di atleti o nel caso ci si prepari a qualche gara importante, oppure in caso di conclamate carenze dello stato fisico e nell'alimentazione di un individuo. Quindi questo per farvi anche un attimo pensare se è veramente necessario fare dell'integrazione che non sia di tipo alimentare post palestra. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Sono molto lieta di ritrovare il professor Ivan Borsellini, che quest'anno abbiamo già incontrato in alcuni incontri della Fondazione Walter Longo. Ivan Borsellini, per chi non lo conosce, è insegnante di scienze motorie sportive presso l'Istituto Luigi Castiglioni di Limbiate. È relatore per il CONI e dal 2009 è un delegato della provincia Monza e Brianza del Comitato Italiano Paralimpico. Ecco, al professor Borsellini chiederei di parlarci dell'esercizio fisico a scuola e come noi, e soprattutto i ragazzi, possono migliorare il loro benessere grazie all'attività fisica. Che cos'è l'attività fisica? Perché è importante l'alimentazione? Quali attività fate a scuola? Ed eventualmente che cosa si potrebbe anche fare fuori dalla scuola, sempre per il benessere dei ragazzi? Sì, grazie. Grazie mille Antonella. Ringrazio Antonella Tagliabue per naturalmente questa opportunità ulteriore di questo webinar. Noi qui a scuola siamo prontissimi per mostrarvi la parte pratica delle attività. Prima però facciamo una piccola premessa, ringraziando ulteriormente la Fondazione Longo nella persona anche di Cristina Villa, in quanto ci dà l'opportunità di spaziare tra alimentazione e attività fisica, due capisaldi, due pilastri che sicuramente servono per la nostra salute. Bene, partiamo dalla prima diapositiva. Come vedete, l'attività fisica a scuola. Parleremo di questo, ma non solo di questo, in questi pochi minuti, cercando di dare dei punti fondamentali di forza per migliorare sia la nostra alimentazione che soprattutto il nostro benessere. Certo, fare sport fa bene alla salute. Migliora tutto, dall'umore all'energia, all'entusiasmo nel fare tutto quanto. E aiuta anche a tenere sotto controllo il peso e a socializzare. Passiamo ora a verificare con la seconda diapositiva cosa si intende però per attività fisica, perché
Possiamo correre, possiamo andare in bicicletta, fare una passeggiata in montagna, andare in palestra. In realtà per attività fisica si intende tutto ciò che ci fa muovere, anche cambiare la ruota di una gomma, la ruota della macchina potrebbe essere considerata un'attività fisica, sperando di non farla tutti i giorni, perché altrimenti è meglio forse prendere un altro mezzo. Ma qualunque movimento noi facciamo, dalla passeggiata con il nostro cagnolino all'andare al lavoro in bicicletta, è considerata attività fisica. Quindi, con la terza diapositiva andiamo a sottolineare, si intende per attività fisica qualsiasi movimento del corpo che richiede energia, incluse naturalmente le attività quotidiane. Camminare, correre, fare le scale, ballare, anche sistemare il giardino o le piante di casa. L'importante è fare sempre qualche cosa tutti i giorni. La successiva diapositiva ci dà l'immagine dell'accudimento o anche della pet therapy a volte, o semplicemente dello sport dell'equitazione, perché accudire i cavalli è sicuramente una sana attività fisica anche per l'ambiente dove siamo, ma anche lavare l'auto o pulire casa, inclusi i vetri, che a volte sono quelli un po' più noiosi perché non siamo mai soddisfatti della loro pulizia. Ma, e qui mi rivolgo ai ragazzi, anche aiutare ad andare a fare la spesa con i genitori, magari a piedi, o sistemare la propria cameretta, fare il letto, pulire, sistemare ogni tanto i libri, e poi capitare anche che si rivede qualche libro e si era letto da tempo e si va a rileggere. Ecco, l'attività della lettura non è propriamente una attività fisica con grande dispendio energetico, anche se ricordiamo che l'attività cerebrale funziona solo a zuccheri, e quindi anche per questo la stessa lettura può essere considerata una leggera attività fisica, sicuramente che riduce lo stress. Passiamo alla prossima diapositiva. Il binomio dell'attività fisica con l'alimentazione è fondamentale. Muoversi e seguire un'alimentazione equilibrata sono le due variabili dello stile di vita che naturalmente ci fanno stare bene, molto bene, se riusciamo ad equilibrarle. Mantenersi attivi aumenta questa quantità di energia consumata. Ricordiamo sempre, noi consumiamo il cibo per utilizzare. Il cibo deve essere la nostra benzina. Se riusciamo a metterci in testa che abbiamo necessità di riempire il serbatoio per fare tanti chilometri, riusciamo anche a tenere sotto controllo il peso corporeo. Però non è sempre una cosa facile. Molto spesso, e soprattutto con i ritmi quotidiani, i ragazzi perché arrivano a casa tardi, noi adulti perché abbiamo sempre moltissimo lavoro da fare, tenere questi ritmi non è così semplice. Spesso e volentieri il cibo risulta un passatempo, un relax esso stesso, e non fa soltanto da benzina per poi muovere il corpo, ma fa proprio da punto focale per mantenerci un attimo in relax. Su questo dobbiamo lavorare, perché è vero che mangiare è bello, correre è bello, uniamo tutte le attività fisiche, è bello fare tutto, cerchiamo di equilibrarle. A scuola si tenta davvero di dare queste indicazioni a livello educativo. Poi tra i pasticci delle macchinette, tra, come dicevo prima, anche l'arrivo a casa tardivo, perché in genere i ragazzi delle superiori di secondo grado arrivano a casa verso l'ora di merenda ormai, non quella del pranzo. Per cui se fanno un po' di attività, che è sempre stata più limitata in questo periodo, ma che in realtà stiamo riprendendo, allora a questo punto riescono a comprendere che
magari portarsi una merenda. Io vedo già qualcuno che porta la famosa schiscetta a scuola, fa un mini pranzo anche con pasta fredda. Adesso andiamo verso la bella stagione, sfruttiamo anche questi momenti. Ma anche la verdura cruda potrebbe essere un tappabuchi. Passiamo alla prossima diapositiva, dove vediamo l'indicazione dei 30 minuti al giorno. Precedentemente avevo dato un'indicazione di un'ora al giorno. In realtà il minimo indispensabile è quello dei 30 minuti al giorno. Questa situazione, questa indicazione viene già data dalle normative scolastiche alle scuole elementari. Ora voi mi chiederete, ma magari alle scuole elementari non si fa sempre attività. Se fosse impostata nella maniera corretta, i 30 minuti verrebbero forniti ai ragazzi quotidianamente. E qui mi sento di dare un piccolo consiglio alle eventuali maestre che sono in ascolto, che seguono il webinar. Non minacciate, tra virgolette, i vostri bimbi se fanno confusione dicendo loro: guardate che se fate così non vi porto in palestra, perché è esattamente una situazione rovesciata. Portateli in palestra, così vedrete che non faranno più tanto macello, ma semplicemente per il fatto che vanno a sfogare energia, quindi si stancano, per cui successivamente saranno più attenti. È vero che la problematica della scuola elementare è che la palestra è una sola e se piove non si possono portare i bimbi fuori. Basta far fare loro una passeggiata in cortile, magari sotto al portico se c'è un po' di copertura nei giorni di pioggia. Acquisire uno stile di vita fisicamente attivo è quindi uno dei segreti per vivere anche più a lungo, vivere in salute, vivere più felici. Contrastare lo stress ci dona sicuramente benessere e una mente più rilassata, ma è anche il principale strumento per raggiungere o mantenere il peso forma e ridurre soprattutto il rischio di malattie croniche. Pensiamo sempre che il nostro benessere è legato all'allontanamento, al distanziamento delle malattie. Andiamo alla pagina successiva, che ci indica come costruire il proprio futuro. Se avessimo davvero l'elisir di lunga vita, penso che l'avremmo già adottato un po' tutti. Però l'indicazione verso gli studenti e verso gli adulti che stanno seguendo il webinar è semplicemente questa: dobbiamo riproporzionare due formule molto semplici. Sappiamo che aumentando l'età rallenta il metabolismo, per cui se mangiamo meno e ci muoviamo di più riusciamo a mantenere costante questo bilancio energetico. Ora, quale attività fare fuori da scuola? Perché a scuola in 2 ore di tempo non riusciamo a fare tantissimo. Riusciamo a educare, cerchiamo di dare le basi a livello teorico e facendo qualche esempio il più diversificato possibile. Anzi, fra poco ve ne mostrerò qualcuno con i miei studenti, in modo da darvi indicazione anche di cosa facciamo a scuola. Tanti genitori so che vorrebbero curiosare dentro le aule, dentro le palestre, per vedere i loro studenti, i loro figli, come si muovono da studenti. Ecco, faremo un piccolo esempio tra poco. Tornando ai consigli da dare ai ragazzi, attività aerobiche. A scuola generalmente il riscaldamento avviene con la corsa, ma anche andare in bicicletta o nel momento dello sci fare sci da fondo, oppure andare a nuotare, sono tutte attività di tipo aerobico, molto molto importanti per il nostro cuoricino. Trasportare e sollevare pesi. Iniziamo ad aiutare i genitori a portare i pesi della spesa e poi cerchiamo, naturalmente anche con l'obiettivo di rinvigorirci, di avere un po' più di massa muscolare, a fare qualche cosa a casa, e qualche esempio ve lo daremo tra poco. Movimenti che stimolano l'equilibrio sono fondamentali per
da un punto di vista cerebrale per cercare di riequilibrare e coordinare il nostro organismo, il nostro corpo. Si può passare dal cercare di stare su un piede solo a fare, come faremo anche come esempio, un po' di giocoleria per la coordinazione. E infine, ma non ultima, la mobilità articolare. È importante la flessibilità del corpo a livello delle nostre articolazioni. Allacciatevi le scarpe stando in piedi, non sempre chinandovi. Cercate ogni tanto di muovere un po' più le braccia, come se nuotaste, facendo delle circonduzioni. Insomma, trovate tutti i motivi e i momenti per fare qualcosina. Io dico sempre ai ragazzi, fai questo esercizio prima e dopo i pasti, come se fosse davvero una sana medicina. La prossima slide l'ho intitolata Da dove iniziare la prevenzione? Ecco, siamo in ritardo? Io vado verso i 60, ormai non c'è più niente da fare? Non è vero, a qualsiasi età possiamo iniziare a prevenire, perché purché l'attività sia un'attività costante, se ci mettiamo in mente di passeggiare per mezz'ora al giorno, facciamolo per tutti i giorni. Chiaramente è fondamentale il consiglio e il parere del medico per verificare innanzitutto la condizione di base e l'assenza di eventuali controindicazioni. Il vostro insegnante poi di scienze motorie o, come mi piace dire ogni tanto, di scemenze motorie, potrà anche suggerirvi un'attività da intraprendere perché attraverso i test, attraverso la visione del vostro movimento, può dare adito a un suggerimento, ad un consiglio davvero importante. Ma anche i vostri compagni di classe, magari quelli che fanno già uno sport e vi invitano a provare uno sport, non quelli che fumano per farsi vedere grandi o quelli che vanno al bar a fare una famosa seduta di allenamento. Ora sul fumo è un altro argomento molto ampio, il discorso del bar, se si va in compagnia a bere una bibita, sicuramente anche questa è una situazione sana. Fatta dopo magari un po' di attività fisica è meglio. La prossima slide mi dà i valori e i problemi, mi chiede i valori e i problemi nella scuola. La problematica, l'ho detto prima, sono soltanto le 2 ore. Potremmo fare mezz'ora al giorno? Sì, tra virgolette, sì. In realtà le tempistiche delle 24 ore sono micidiali. Se riuscissimo ad averne 48, sono sicuro che ci lamenteremmo che sono poche comunque anche 48 ore. Come sono pochi i 100 anni di vita, vorremmo averne di più, vivere all'infinito magari. Ma dobbiamo stare coi piedi per terra e i piedi per terra ce li dà anche l'indicazione del CONI che ha adottato da un po' di tempo questo progetto studente atleta di alto livello, per cui tutto il consiglio di classe sa che quell'atleta è considerato, essendo considerato di alto livello, ha diritto ad avere magari qualche programmazione in più sulle verifiche o recuperarle, magari non dopo la gara effettuata il mercoledì sera, dopo 2 ore di viaggio nel ritorno e quindi giungendo a casa magari oltre la mezzanotte. Io però dico che siamo solo all'inizio, perché lui va a fare la gara e arriva primo e tutti quelli che hanno gareggiato con lui, se non sono di alto livello, il giorno dopo sono obbligati a essere in formissima per la verifica. Pensiamo a una successiva elaborazione di questa situazione. E quindi l'ultima slide mi dice in maniera goliardica, ho fatto questa piccola rappresentazione. Fate attività fisica, ragazzi, ma anche noi adulti cerchiamo di muoverci in maniera costante tutti i giorni, facendo magari delle cose diverse ogni giorno. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo webinar, sempre un grazie sincero alla Fondazione Longo e ripasso la parola ad Alessandra Tagliabue che presenterà i ragazzi e tra poco vi mostreremo cosa facciamo noi a scuola. È solo un piccolo esempio. Arrivederci a tutti.
Ma adesso sentiamo cosa ne pensano i ragazzi. Il professor Borsellini è a colloquio con gli studenti e cerchiamo di capire se e come per loro è importante l'esercizio fisico. Benissimo, buongiorno a tutti. Eccoci come stavo raccontandovi prima nella nostra palestra della scuola dell'Istituto Castiglioni di Limbiate. Ed ecco, passerò in rassegna i ragazzi con le varie attività, solo come esempio delle attività che si fanno nella scuola. Partiamo. Hula hop col cerchio e fino a qui andiamo tranquilli. Piegamenti. Bravi ragazzi. Salto con la funicella. Passiamo a un altro esercizio un po' più complicato a livello di coordinazione, la giocoleria. Torniamo a un esercizio di potenziamento con gli addominali. Un piccolo esempio di rotazione con capovolta, tiro a canestro e si ripete. Capovolta e tiro a canestro. Il circuito poi prosegue con la corsa sul posto. Andiamo al lancio del frisbee. E concludiamo con gli squat. Perfetto, grazie ragazzi. Naturalmente, alcuni di questi esercizi è possibile già farli in casa, altri bisogna avere uno spazio un po' più ampio. Ma come dicevamo all'inizio, è tutta salute. Arrivederci a tutti, alla prossima. Bene, siamo tornati con i nostri alunni, Luca e Marcello, ai quali procediamo per fare qualche domanda. La prima. Secondo voi, il rapporto vostro e dei vostri coetanei, naturalmente, con l'esercizio fisico, com'è? Prego, prego. Beh, sicuramente, cioè, personalmente ho un buon rapporto con l'esercizio fisico, infatti quasi tutti i giorni o faccio gli allenamenti di basket, perché io gioco a basket, oppure per conto mio faccio dell'attività motoria e quindi credo di avere comunque un buon rapporto. In generale, parlando per i miei coetanei, non saprei perché è abbastanza soggettivo la cosa. Io invece, parlando sempre anche per me personalmente, con lo sport comunque ho un buon rapporto comunque con l'attività fisica perché ho fatto per 12 anni basket e poi quando ho smesso comunque non mi sentivo di stare fermo, quindi avevo sempre voglia di fare qualcosa, quindi adesso o magari vado a correre o mi alleno, quindi il rapporto con l'attività fisica è buono. Per i miei coetanei, come ha detto Marcello, è soggettivo, ma magari si può vedere o notare che al giorno d'oggi magari i ragazzi tendono un po' a non fare tanto attività fisica, ma magari stare seduti sul divano piuttosto che magari guardare un film o giocare alla PlayStation, ecco, magari ecco, è così. E infatti parliamo proprio di tecnologia, proprio la PlayStation, quindi i videogiochi o i telefonini o la televisione stessa. Che ruolo hanno? Hanno un ruolo davvero importante durante la giornata e influenzano lo stile di vita di ciascuno di voi? Beh, sicuramente, secondo me sì. Perché cioè, al giorno d'oggi siamo circondati dalla tecnologia e, appunto, che porta ai film, ai videogiochi, eccetera, che possono essere considerati come una perdita di tempo. O magari, cioè, magari bisognerebbe saper incastrare magari l'orario per l'allenamento, l'orario per l'attività fisica, all'orario magari come il riposo che può essere appunto giocare, guardare un film, però penso che sempre sia importante magari dedicare prima un po' più di tempo alla propria attività fisica e poi allo svago, comunque al divertimento. Ecco, comunque i videogiochi e la tecnologia possono influenzare abbastanza sicuramente sulle giornate di noi ragazzi del giorno d'oggi, sicuramente, ecco. Bene, il tentativo di miglioramento è sicuramente lodevole, ma
cosa voi e i vostri coetanei potreste migliorare per essere più attivi? Allora, parlando sempre per me, quindi personalmente, migliorare non lo so, però posso dire che sicuramente bisogna trovare la voglia e comunque anche un po' di grinta per poter fare le attività fisiche, perché magari molti parlano e dicono sì, da settimana prossima magari inizio, sì, da settimana prossima mi iscrivo in palestra, ma poi magari non lo fanno perché appunto o non hanno voglia o magari trovano sempre qualcosa di meglio da fare. Quindi io come consiglio posso dare sicuramente di trovare comunque un po' di voglia di fare comunque un po' di per spronare un po' le persone a fare attività fisica, ecco, perché fa bene, quello sicuramente. Sì, bisogna avere anche comunque una grande motivazione. E quindi crearsi degli obiettivi. Sì, esatto, sicuramente. Benissimo, benissimo. Ringraziamo Luca e Marcello anche per questo webinar. Vi aspettiamo al prossimo. Arrivederci. Arrivederci. Un saluto da tutti. Arrivederci. Bene, adesso in conclusione la parola torna a Cristina Villa della Fondazione Walter Longo. Proviamo a riassumere in breve e dare dei consigli utili ai ragazzi rispetto all'attività fisica. Grazie mille Antonella. Ed ora alcuni consigli utili e pratici che potete trovare anche nel libro La longevità inizia da bambini del professor Longo nel capitolo dedicato all'esercizio fisico. Infatti, quello che desideriamo realizzare con questi webinar è che voi torniate a casa a fine webinar o torniate a scuola o dove siete con dei consigli utili e pratici, con delle informazioni da mettere in atto subito in modo tale che iniziate da subito alle 11:30 a mettere in atto alcune attività che vi possono far stare meglio, vivere più sani, vivere più a lungo in futuro. Allora, l'attività numero uno è camminare almeno un'ora al giorno a passo veloce se possibile, pedalare almeno un'ora al giorno, la bicicletta, andare in bicicletta è molto molto importante e interessante perché molti muscoli del corpo vengono coinvolti, così come camminare coinvolge altri muscoli. Soprattutto camminare o pedalare in mezzo alla natura porta molta più carica, molta più energia, e per voi bambini e ragazzi, se potete, giocate almeno un'ora al giorno fuori con gli amici, quindi fate delle attività che vi permettono di stare all'aria aperta. L'altro grande elemento è fare esercizi a corpo libero un giorno sì e un giorno no. E poi fare anche sollevamento pesi un giorno sì e un giorno no per rafforzare i muscoli. Questo è molto molto importante in generale. Importante anche durante il weekend non lasciarsi andare. Spesso le settimane sono lunghe, si va a scuola, si lavora, il sabato, la domenica si è stanchi. Non mettiamoci sul divano a guardare la TV, a guardare Netflix, a stare fermi. Cerchiamo di muoverci, facciamo anche solo una passeggiata anche insieme agli amici o da soli, però muoviamoci anche il fine settimana. Per quanto riguarda anche lo stile di vita, se possibile cerchiamo anche di usare il più possibile le scale, di evitare l'ascensore, di evitare le scale mobili. Quindi in situazioni in cui dovete scegliere tra una scala o un ascensore o una scala mobile, cerchiamo di scegliere la scala, così ci mettiamo ancora di più in movimento. Questo è un trucchetto che permette anche di essere anche più in forma. L'altro grande elemento è andare a scuola o al lavoro a piedi o in bicicletta, e sappiamo che per molti non è possibile perché dipende da dove abitate, dipende dove è la vostra scuola, dipende dove è il vostro posto di lavoro. Però se in questo tragitto è possibile inserire una piccola passeggiata, è possibile camminare in questo magari lungo tragitto, cercate di inserire il più possibile il movimento fisico, usatelo proprio come compito da realizzare durante la settimana, durante il mese, e vedete se riuscite a migliorare anche questo punto. L'altro grande elemento è aiutare la famiglia nelle faccende domestiche o le persone che vivono con voi. Le faccende domestiche richiedono energia e comportano un gran movimento fisico, quindi sono un buon esercizio fisico
e d'altra parte creano anche un buon ambiente collaborativo all'interno della vostra casa, in quanto tutti ci si aiuta, è un momento di supporto reciproco e di socialità. L'altro grande, grande elemento è lo stile di vita attivo, cioè dobbiamo essere sempre meno sedentari. È più facile a dirsi che a farsi, è vero, però quando si inizia a essere attivi è difficile anche tornare indietro. Iniziamo con delle cose piccole, tipo limitare il tempo passato davanti alla TV, al computer, al tablet, al telefonino, ai videogiochi. Dobbiamo stare del tempo davanti spesso al computer per lavoro, per la scuola. Quindi dedichiamo, focalizziamo il tempo necessario per le attività importanti, però poi nel momento in cui ci dobbiamo rilassare, inseriamo anche della pratica fisica, del movimento fisico, in modo tale che ci teniamo sempre allenati e non ci lasciamo andare. Quindi questi sono dei consigli di base utili che speriamo possiate mettere in pratica sin da subito. Nel frattempo io vi ringrazio per essere stati con noi, sempre numerosissimi. Seguiteci sui nostri social e iscrivetevi alla nostra newsletter perché annunceremo a fine estate i nuovi webinar per il prossimo anno scolastico, per le scuole, per i docenti e per le famiglie. Speriamo che questi webinar possano essere stati utili per voi e indicateci anche nei questionari o scriveteci anche delle email se avete anche delle proposte, dei suggerimenti. Noi siamo molto aperti a feedback che risulta sempre molto prezioso. Nel frattempo ci tengo a ringraziare Antonella specialmente che è sempre molto presente ai nostri webinar e che è una mediatrice molto molto importante, è una padrona di casa anche importante per i nostri webinar, tutti i nostri esperti che hanno partecipato, l'Istituto Castiglioni, in particolare i ragazzi dell'Istituto Castiglioni e tutte le scuole che ci hanno accompagnato durante tutto l'anno perché siete molto preziosi per noi. Ci supportate nel nostro lavoro e siamo molto lieti di collaborare in questi programmi per voi ragazzi, studenti, per voi famiglie. Quindi grazie di cuore e vi auguro una buona estate, visto che ormai ci vedremo in autunno. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Bene, i lavori di questa giornata si sono conclusi. Io ringrazio davvero tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio ancora la Fondazione Walter Longo per questa bella e importante occasione anche di dialogo con i ragazzi. Vi ricordo di seguire la Fondazione Walter Longo, di seguire il sito, di seguire i canali social e considerate che comunque ci sono le mail a disposizione se volete chiedere informazioni o se avete bisogno di ulteriori approfondimenti. Grazie ancora a tutti e arrivederci a presto.